Finalmente oggi è uscita l'ultima e attesissima parte della stagione finale della Casa di Carta. In questo breve video voglio raccontarvi le mie impressioni dopo aver visto i nuovi episodi. Il finale sarà stato all'altezza della serie? Tra pochissimo vi dirò il mio parere. Vi informo subito che non ci saranno spoiler, quindi potete tranquillamente guardare il video anche senza aver concluso la serie. Sigla e cominciamo! Hi guys e benvenuti su Tutto Chuck. Vi invito a lasciare un like per la tempestività con cui vi porto questo video. Da un grandissimo supporto al canale e vi ricordo di iscrivervi perché nei prossimi giorni usciranno nuovi contenuti sul secondo volume della Casa de Papel 5. E ne approfitto per avvisarvi che già domani uscirà un video assolutamente da non perdere. E prima di raccontarvi la mia opinione, vorrei chiedere a quelli che hanno già visto i 5 episodi conclusivi di scrivere qui sotto nei commenti un voto da 1 a 10 al finale della serie. Infatti so per certo, anche grazie al sondaggio che ho pubblicato su Instagram, che in molti avete iniziato a guardare il nuovo volume già da stamattina. Ma non perdiamo altro tempo e arriviamo subito al dunque. Questo secondo volume mi è piaciuto o no? La risposta è sì. Sono rimasto piacevolmente colpito dalla conclusione, che credo sia stata assolutamente all'altezza delle aspettative. E a mio parere questi ultimi 5 episodi sono stati un po' un ritorno alle origini. È presente infatti meno azione rispetto alle precedenti stagioni, dove spesso si sono viste scene decisamente surreali. Ed è stato lasciato molto più spazio alla genialità del professore, ovvero uno degli elementi che ci ha fatto innamorare di questa serie fin dal principio. Ho letto in passato parecchie critiche alle stagioni precedenti, soprattutto motivate dal fatto che la serie si stesse allontanando dal suo stile originale. Critiche che in parte ho anche io condiviso, essendo molto affezionato alla componente intellettuale che ha caratterizzato le prime due stagioni. Proprio per questo motivo sono convinto che la maggior parte dei fan rimarrà soddisfatta dall'ultimo volume. Ci sono stati molti colpi di scena che hanno reso parti della trama poco prevedibili e sorprendenti, e l'astuzia finalmente torna protagonista. E con quest'ultima affermazione non mi riferisco solamente al professore. Ma l'aspetto che probabilmente più mi ha soddisfatto della conclusione della Casa di Carta riguarda sicuramente i punti interrogativi lasciati dalle ultime stagioni. Senza fare spoiler posso dirvi che il finale della serie ha dato un senso a tutti gli elementi che erano rimasti in sospeso, cosa assolutamente non scontata e che sinceramente un po' mi spaventava. Per quanto riguarda la regia, devo dire che come per le altre stagioni, Alex Pina non si è smentito e ha creato un prodotto di qualità veramente eccezionale. Si percepisce guardando le puntate l'attenzione dedicata a questo aspetto e la professionalità della produzione. Le riprese sono state curate nel dettaglio e la qualità delle immagini rende il risultato ancora più coinvolgente per lo spettatore. E anche le poche scene d'azione presenti in questo volume sono molto dinamiche e ben curate. E devo dire che fortunatamente in questi episodi non ricordo nessuna scena esagerata o surreale. Infine, sicuramente bisogna spendere qualche parola in merito all'interpretazione degli attori, che ancora una volta sono stati incredibili e che probabilmente non hanno nulla da invidiare ai migliori volti di Hollywood. Sono convinto che gran parte del merito del successo della serie vada proprio a loro. Inoltre, anche in questi nuovi episodi ho notato un'ottima scelta musicale e le canzoni in diverse occasioni si sposano perfettamente con le scene, garantendo un mix di emozioni allo spettatore. Ovviamente, come è normale che sia, ci sono anche alcune cose che non ho apprezzato, ma approfondirò i pregi e i difetti che ho riscontrato in questo volume in un video dedicato che uscirà prossimamente sul canale. Tuttavia, posso anticiparvi che uno degli aspetti che ho meno gradito riguarda le troppe scene drammatiche. Credo che alcune fossero appropriate e molto toccanti, altre invece le ho trovate fuori luogo e ho avuto l'impressione che in alcuni casi i creatori della serie cercassero di far commuovere forzatamente gli spettatori. Per concludere, ammetto che da una parte sono dispiaciuto per la conclusione di questa incredibile serie, che ci accompagna ormai da diversi anni e ci ha appassionato con ogni nuova stagione. Dall'altra parte però, sono consapevole che un continuo risulterebbe forzato e soprattutto non necessario, e probabilmente rovinerebbe il fantastico lavoro svolto fino ad ora. Ma come molti di voi sapranno, la Casa di Carta non ci abbandona definitivamente. Uscirà infatti nel 2023, ed è stato confermato ufficialmente, uno spin-off con protagonista Berlino. E sinceramente sono davvero curioso di scoprire cosa hanno ideato gli autori. Bene ragazzi, siamo quindi giunti al termine del video di oggi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Io spero che abbiate apprezzato questo video, nel caso mi raccomando lasciate un bel like qui sotto, iscrivetevi se ancora non l'aveste fatto e attivate la campanellina per ricevere una notifica ogni volta che caricherò un nuovo video. E vi ricordo che il prossimo, da non perdere, uscirà domani. Io come sempre vi ringrazio per la visione e bye guys, al prossimo video!